20 gennaio di quest'anno, Clet, al secolo Anacleto Abram, issava senza autorizzazione la statua all'uomo comune al Ponte alle Grazie. L'amministrazione cittadina ha deciso di rimuoverla una settimana dopo. Questa statua, però, vuole dare un messaggio preciso, che in molti non hanno capito e che forse nessuno ha spiegato a dovere. Io nella tua scultura l'uomo comune, vi ho visto anche una sorta di metafora della precarietà, perché vedevo nel piede che stava sul triangolo del ponte l'appiglio alla stabilità, forse alla nostra vita biologica, mentre nel piede sospeso nel vuoto vedevo la completa instabilità. Tu dici che questo passo però va fatto? Sì, questo passo va fatto. Ora, questa è una metafora ironica la mia, perché il vuoto sotto c'è. Noi lo vediamo, noi pubblico siamo dalla parte comoda della ringhiera, vediamo questo gesto e possiamo viverlo senza rischiare noi in prima persona. Però va preso in un modo, anche in un modo comico, questo voto. Però rappresenta comunque il futuro, cioè quello che ho voluto dire fondamentalmente è che del futuro non v'è certezza, c'è poco da fare. C'è una volontà un po' generale a voler rassicurarsi, a volere inquadrare il futuro, a volere essere sicuri che il passo che faremo sarà protetto da questo e da quell'altra cosa, a essere sicuri che la vita e le istituzioni ci possono proteggere in tutto e per tutto. Ma non è vero, non è vero. Cioè la precarietà in qualche modo è una condizione umana, e anche se questo va contro una volontà di poter avere un lavoro, di poter avere una forma di stabilità per poter crescere le famiglie, che è giustissima, che va comunque pensata, che va valorizzata, ma rimane il fatto che noi siamo precari. E io questa cosa la sento profondamente e continuamente, e credo che la scultura sul Ponte delle Grazie dimostra questo, dice che noi, se andiamo verso il futuro, noi rischiamo, comunque. Ed è questo che dobbiamo avere il coraggio di fare, rischiare. L'idea di voler mettere una statua in un luogo pubblico, trafficato e che nella fattispecie si trova ad unire le due sponde di una città, è chiaramente un qualcosa di provocatorio. Ma all'artista che ha cambiato il modo di concepire i cartelli stradali, la provocazione dovrebbe parere come l'ultimo dei problemi. Un modo per comunicare meglio, ma forse anche per guadagnare di più. Hai ricevuto delle offerte per questa statua? C'è comunque un collezionista per me importante che mi aveva ordinato una scultura per far compagnia a un'altra scultura mia, che era una signora, quindi dovevo fargli il marito, il maschio, e da lì è nata l'idea dell'uomo comune, che poi, realizzandola per questo signore, l'ho collegata al Ponte delle Grazie, dove volevo fare da tanto tempo qualcosa. Cioè, tutto al momento, tutti i pezzettini del puzzle si combaciano. Questo tra l'altro è importante comprenderlo, perché giustifica la mia incapacità a creare dei progetti, a preparare dei progetti per un chi che sia, perché le mie cose vengono fatte d'intuito e comprese mentre le faccio. Io non riesco prima a presentare un progetto se il progetto non lo so neanche io cosa sarà, è impossibile. E questo cioè, è una parte importante della mia rivendicazione, cioè se io devo lavorare come posso lavorare io, non come dovrei lavorare secondo altre persone che non c'entrano. C'è stato quindi un collezionista dietro a questa avventura, inconsapevole lui di ritrovarsi con una copia del suo pezzo messo poi sul Ponte delle Grazie. Ed è importante che ci siano delle persone così, perché mi ha dato la possibilità di gestire economicamente la faccenda. E facciamo adesso un ragionamento per assurdo. Proviamo a immaginare che non servano autorizzazioni di alcun genere per esporre pubblicamente le proprie opere d'arte. Se alcune di queste lo meritassero, diverrebbero poi parte della vita dei cittadini. Farebbero, insomma, parte del paesaggio. Altre sarebbero semplicemente rimosse dopo un certo periodo. Tutto ciò che è paesaggio in questo mondo è di chi lo abita.
l'uomo comune sarebbe pienamente inserito nel patrimonio paesaggistico cittadino. Vedete tu stesso, questa statua è per la gente. Secondo me l'amministrazione ha compiuto un furto paesaggistico. Secondo te? Sì, esattamente, ma il mio calcolo era in questo senso qua. Cioè, ovviamente con la speranza che funzionasse con il pubblico, e mi sembra che abbia funzionato, che dopo la gente si sente derubata. Cioè, per mettere in una posizione di falo le pubbliche di sbaglio, di una posizione di ridicola le pubbliche amministrazioni, perché cioè, alla fine si dimostrano da loro stessi commettendo un errore per la gente, cioè provoca nella gente un sentimento di ingiustizia, ed era questo il mio intento. Un obiettivo che sembra comunque riuscito. Sembrerebbe abbastanza riuscito, sì. Klett è nato nel 1966 in Bretagna, e se aver fatto tre figli lo ha spaventato meno che venire in questo paese, un motivo c'è. Non è un personaggio qualsiasi. Andando perciò oltre la vicenda della statua, della provocazione e della sanzione che il comune gli ha inflitto, cerchiamo di capire chi è questo signore francese, amante dei classici, della libertà e delle penne Vic. Chi è Anacleto Abraham in arte Klett? Da dove viene? Viene dalla Bretagna, dalla Francia, quindi, dal mare, dall'oceano, che è una cosa importante per me perché è energia. Quindi vengo da un posto dove la natura ha un'energia molto forte e te lo ricorda costantemente. E penso di avere dentro di me questa energia. E arrivo in Italia, a Roma, poi dopo un po' di vicissitudine ad Arezzo, eccomi a Firenze. Firenze è una città per me equilibrata, non troppo grande, non troppo piccola, centrale, un incrocio, ci girano tante persone straniere, questa è una ricchezza enorme, trovo. Tutto sommato un bel posto comodo per vedere passare il mondo, per incontrare il mondo. Dopo aver vissuto su un'isola deserta coi genitori, inizia ad appassionarsi d'arte e a sfogare la sua innata manualità. Oggi sempre meno frequentemente si fa il lavoro per cui una persona ha studiato, e chi fa arte di solito lo fa per i motivi più diversi. Per Klett fare l'artista vuol dire fare un lavoro, anzitutto esercitare una professione. Quando ti sei accorto di voler fare questo mestiere? Non ricordo un momento chiave, un momento, un passaggio. Credo che sia una combinazione di energie, di tendenze, di caratteri. Quello della libertà, per esempio, sicuramente è un motore enorme che mi ha spinto a fare quel lavoro, perché l'arte, tutto sommato, non essendo un atto fisicamente dannoso, dove quindi ci può essere a priori tutta la libertà possibile. Ma quindi tu tendi un po', almeno in cuor tuo, a una sorta di sentimento anarchico? Sì, 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 ma penso che un artista, vabbè, poi ci sono diversi modi di essere artista. Diversi modi di essere anarchico. Sì, 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 sì. Io penso che sì, credo nell'individuo, nella sua libertà. La sua libertà dal momento in cui c'è responsabilità, una forma di anarchia, sì, libertà totale.